Celebriamo la messa del Natale del Signore. Il cuore di Dio si è inchinato su noi e la sua vicinanza vince la notte del nostro egoismo, soccorre ogni povertà e rinfranca ogni debolezza. Nell'intenzione della liturgia siamo introdotti alla conoscenza dell'amore di Dio per noi. Se decidiamo di accogliere la luce vera, quella che illumina ogni uomo, allora potremo vedere la luce e contemplare la gloria del Verbo incarnato. Iniziamo la celebrazione con il Re di Canto a pagina 68, a Betlemme.
la virginale maternità di Maria, concedi di celebrare nella gioia questo mistero che ci fa tuoi familiari e salvati da questo dono di grazia, rendici degni dell'eredità promessa. Per Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore e nostro Dio, che vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Sei mio figlio, oggi ti ho generato, e ancora,
sarò per lui padre ed egli sarà per me figlio. Quando invece introduce il primogenito nel mondo, dice: lo adorino tutti gli angeli di Dio, mentre degli angeli dice: egli fa i suoi angeli simili al vento e i suoi ministri come fiamma di fuoco. Al figlio invece dice: il tuo trono, Dio, sta nei secoli dei secoli. Parola di Dio. Prendiamo grazie a Dio. Alla salvazione e al Vangelo, il canto a pagina 81. Alleluia, Signore, sei benvenuto. Questo grande cuore che ha messo Pietro a Gesù bambino.
sembra che da una parte ci sono tante cose che ci dicono siamo nelle tenebre e noi abbiamo bisogno della luce del Signore. E allora che cosa ci lascia nelle tenebre? Mi sembra che nelle tenebre ci lasci il nostro cuore quando è un cuore di pietra che è incapace di ascoltare, è incapace di ascoltare il Signore. Siamo nelle tenebre quando il nostro cuore è un cuore che odia, che trova dei nemici, che cerca di alzare dei muri verso gli altri, o anche semplicemente che è indifferente rispetto a chi abbiamo intorno a noi. Un cuore che si chiude nel proprio egoismo, un cuore che sceglie di stare da solo, vuole la sua solitudine, oppure una relazione con gli altri che è solo di egoismo, in cui gli altri fanno quello che dico io oppure non mi vanno bene. Forse anche un cuore che vive la paura, l'ansia, l'impazienza di questo tempo, che non desidera farsi aiutare. Mi sembra che abbiamo dentro tanto di questo, tutto questo è tenebra. E ricordiamoci che la porta del nostro cuore è una porta che si apre da lì. Certo, il Signore può tirare giù la porta del cuore, ma non è questa normalmente la strada che sceglie, ci ha lasciato liberi. E dunque dobbiamo essere noi ad aprire la porta del cuore, la porta della nostra vita, perché quella luce che è rappresentata dal Signore possa entrare e illuminare la nostra vita. Mi ha colpito in modo particolare nel brano di Vangelo che abbiamo ascoltato l'atteggiamento dei pastori. Stare con te, bisogna scoprire questo spazio.
Questa situazione che viviamo ci porta ad essere sospettosi, ci porta a tenere le distanze, uno lo fa con una giusta prudenza, ma questo tante volte ingenera un atteggiamento per cui poi ognuno sta per conto suo, uno passa di fianco all'altro guardando per terra e neanche più guardandosi negli occhi. Questo ci fa estremamente male. Noi siamo fatti per camminare insieme. Io che ho una particolare empatia con i ragazzi e i giovani, e ne ho confessati tanti in questo periodo, devo dire che quello che si dice forse non si può dire, ma in generale posso dire questo, che il problema legato all'epidemia è sicuramente minore rispetto a quello che sta uscendo fuori nel cuore e nella vita di tanti di questi ragazzi. E se non riusciamo a riscoprire questo desiderio di comunione, cammino insieme, molti li perdiamo. E allora dobbiamo rimetterci dentro riscoprendo questo, che noi siamo fatti per vivere la fraternità, che la comunione è una cosa che ci fa bene, che noi come uomini non siamo fatti per stare da soli. Stare da soli è disumano. Noi siamo fatti per costruire una comunità che si sostiene, che cammina insieme, che si vuole bene. E allora dobbiamo fare dei passi di fraternità, passi di perdono, di riconciliazione, passi in cui ci guardiamo negli occhi e scopriamo la bellezza di un cammino in cui volersi bene. Pensavo che i pastori sono andati alla grotta al volo di notte, allora muoversi di notte non era una cosa così semplice. Probabilmente l'hanno fatto insieme, questo ha reso la cosa molto semplice. Il fatto che insieme ci si possa sostenere, e noi dobbiamo riscoprire questo. Il Signore chiede di camminare così, di camminare insieme verso di noi, di vivere spazi e tempi di comunione. Se anche questo Natale deve essere un'occasione profonda in cui uno dice: posso fare una telefonata, posso fare un incontro, posso dire una parola in più, posso scendere sotto la superficie semplicemente di alcune cose banali e stai davvero, forse passo per fare questo. La terza e ultima indicazione vorrei lasciare. Vedo che è situazione questa in cui noi continuiamo a sentire messaggi negativi. Uno si accorge che c'è tanta demoralizzazione, ma anche che le notizie che fanno notizia sono tendenzialmente quelle negative. E continuamente veniamo martellati da messaggi di questo genere. E siamo dentro in un'onda, ma se ci fosse un fiume che va in questa direzione, per cui la rabbia, il nervosismo, l'impazienza, la demoralizzazione, il dire che niente va bene, eccetera, eccetera, portano avanti tutto e noi ci ritroviamo lì dentro e allora uno...
sei, astro del cielo.
per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera del Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture, e salito al cielo siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che il Signore dà la vita e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita nel mondo che verrà. Amen. Questo giorno festoso in cui hai dato al mondo il tuo Figlio, accogli la nostra offerta, Padre clemente, con la tua bontà senza fine, per questo salvifico scambio di doni, conformaci sempre più a Cristo, che ha innalzato l'uomo accanto a te nella gloria e vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. E cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta renderti grazie, Padre di misericordia infinita. Il tuo Figlio unigenito fu concepito da Maria, che divenne madre e rimase vergine in tanto. Ella credette alla parola dell'angelo e concepì il Verbo in cui aveva creduto. La sua integrità rimase tanto inglobata che madre della verginità la possiamo proclamare. Beato il grembo santo della Vergine Maria, che fra tutte le donne solo meritò di portare il Signore del mondo e di darlo alla luce per la nostra salvezza eterna. Gioisca oggi tutto l'universo, gioiscano le schiere innumerevoli degli angeli, mentre a loro ci uniamo nell'inno della tua gloria. Veramente santo, veramente benedetto è il Signore nostro Gesù Cristo, Figlio tuo. Egli, che è Dio, infinito ed eterno, discese dal cielo, si umiliò fino alla condizione di servo e venne a condividere la sorte di chi si era perduto. Accettò volontariamente di soffrire per liberare dalla morte l'uomo che lui stesso aveva creato. Con amore che non conosce confini ci lasciò quale sacrificio da offrire al tuo nome il suo corpo e il suo sangue, che la potenza dello Spirito Santo rende presenti sull'altare.
vigilia della sua passione sofferta per la salvezza nostra e del mondo intero, stando a mensa tra i suoi discepoli, egli prese il pane. Gli rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò e lo diede loro dicendo: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Cena, nello stesso modo prese il calice e alzando gli occhi al cielo, a te Dio, Padre suo onnipotente, prese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Diede loro anche questo comando: ogni volta che farete questo lo farete in memoria di me, predicherete la mia morte, annuncerete la mia risurrezione, attenderete con fiducia il mio ritorno finché di nuovo verrò a voi dal cielo. Mistero della fede. Tu ci hai redento con la tua croce e la tua risurrezione. Salvaci, Salvatore del mondo. Il mistero che celebriamo, Padre, è obbedienza al comando di Cristo. Manda tra noi in questa azione sacrificale colui che l'ha istituita, perché il rito che noi compiamo con fede abbia il dono della presenza del Figlio tuo nell'arcana sublimità del tuo sacramento. E a noi che in verità partecipiamo al sacrificio perennemente offerto nel santuario celeste, concedi di attingere la viva e misteriosa realtà del corpo e del sangue del Signore. Degnati, o Dio, di accogliere questo sacrificio pasquale, uniti alla Beata Vergine Maria, Madre di Dio, a San Giuseppe, suo sposo, Sant'Ambrogio, San Martino, San Domenico e tutti i santi, insieme col Papa nostro Francesco, col Vescovo nostro Mario, noi te lo offriamo con cuore umile e grato, per la tua Santa Chiesa diffusa su tutta la terra e radunata nello Spirito Santo dall'amore del suo Redentore. Te lo offriamo inoltre per i sacerdoti a te consacrati, per questo tuo popolo che in te ha trovato misericordia, per i nostri fratelli che ci hanno preceduto nella fiduciosa speranza della venuta del tuo regno. Serva scritti nel libro della vita i nomi di tutti, perché tu li possa tutti ritrovare nella comunione di Cristo Signore nostro. Con Lui e con lo Spirito Santo a te, o Padre, l'onore, la lode, la gloria, la maestà e la potenza, ora e sempre dall'eternità per tutti i secoli dei secoli. Amen. Allo spezzare del pane, il canto pagina 94. Sei per noi cibo di eternità.
nascondere. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria dei secoli. Signore Gesù Cristo, fidendo i tuoi apostoli, vi lascio la pace e vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Pace e la comunione del Signore nostro Gesù Cristo siano sempre con voi. E con il tuo spirito. Accompagniamo la comunione con il canto pagina